Un'altra meditazione da questo libro, La mia debolezza per la sua forza. Oggi ci sarà un pensiero su Davide e Salomone. Davide contro Salomone? È sconsolante vedere quante persone dicano di volere abbandonare i loro coniugi per un altro rapporto con un'anima gemella. L'infatuazione per un altro le porta a cancellare tutte le altre relazioni per dedicarsi a questa che probabilmente dovrebbe portare alla massima soddisfazione. In un certo senso, penso che le conferenze sul matrimonio confermino questa idea, perché gli oratori nutrono un'idea fantasiosa di ciò che il matrimonio in Cristo è realmente. Presentano un ritratto di famiglia in cui i bambini non lasciano impronte sul pavimento e la casa è un nirvana. Il traguardo della cristianità non è più Cristo, ma un rapporto idilliaco con coloro che sono intorno a noi. Pare che non mettano in luce il motivo per cui abbiamo conflitti, disaccordi e frustrazioni con una persona dalla quale non possiamo fuggire. Il Signore opera in modo meraviglioso perché siamo obbligati a crescere nella debolezza e nel fallimento e a permettere a Cristo di diventare la nostra forza. Siamo obbligati a permettere al suo amore di fluire attraverso di noi quando si è esaurito il nostro amore carnale. Perché portare Davide e Salomone in questa discussione? Ora faccio una domanda. Pronti? Che cosa sceglieresti, il Cantico di Salomone o i Salmi? Entrambi descrivono un rapporto quasi perfetto. Uno descrive il rapporto con un altro, l'altro con il rapporto con Dio. Quale preferireste? Personalmente preferirei vedere mariti e mogli realizzati nel loro rapporto con il Signore, piuttosto che nel loro rapporto l'uno con l'altro. Perché? Perché la cosa di minore importanza deve sempre retrocedere di fronte alla cosa più grande. Se la moglie e il marito hanno prima di tutto un rapporto vibrante con Dio, credo che il loro rapporto reciproco sarà molto, molto, molto soddisfacente. Ci incoraggiamo reciprocamente in Cristo. Quando Lui è la nostra priorità, siamo più malleabili, più pronti a perdonare, più difficili da offendere e meno egoisti. Una buona giornata.